Benvenuti in questo nuovo video sul canale di Milano Panoramica. È un po' che non postavamo qualcosa. Sono qua con... che vi nascondete? Con il grande Paul Pablo, Andrea, Irene Coglianzi e... non si può zoomare col selfie, no? Alberto Papagni. Adesso saliremo su questo condominio qua in Piazza Carbonari 2, condominio del 1960 progettato da... Don Mignoni, che non è un Don Mignoni, è tutt'uno, e altri comunque personaggi di spicco. Adesso saliremo e vi farò vedere la vista pazzesca che c'è da quassù. Siamo in Piazza Carbonari, al numero 2, all'ultimo piano. Una casa molto particolare, una casa che è nota come la casa del clinker, è tutta marroncina di piastrelle, o con tante finestre un po' sparse sulla facciata. Qui siamo all'ultimo piano, che è il sesto. Questa casa è un po' un piccolo pozzo di storia, costruita nel 1960 da un famoso architetto milanese, si chiamava Luigi o Gigi Cacciadominioni. Prima particolarità di questa casa è che casualmente oggi si affaccia su tutta la nuova Milano, quindi una casa del 1960 da cui si vede la Milano di oggi. Tra i grattacieli che io ho alle mie spalle ce ne sono alcuni che sono stati finiti magari poche settimane fa. All'interno di questa casa abbiamo tante particolarità, tanti pezzi di design dei primi anni 60. Abbiamo un grande pavimento di mosaico, unico a Milano, che copre tutta la superficie di questo grande, grande salone che noi utilizziamo soprattutto per eventi, e viene utilizzato spesso dal cinema e dalla televisione. Diversi oggetti di design, diverse particolarità, dai camini d'acciaio ai disegni dell'architetto che noi abbiamo ritrovato sotto l'intonaco, fino anche a questi grandi, grandi finestroni che vi aprono la vista su Milano. Metratura della casa, se volessi... sono 300 metri. 300 metri. Su un unico piano. Su un unico piano, che è il piano attico. Altra particolarità che noi abbiamo è il bow window, che si apre, questo sorta di corridoio vetrato. I bagni, che sono completamente originali, sempre realizzati, disegnati da Luigi Cacciadominioni e da altri designer che collaboravano con l'architetto. Anni 60. Perfetto Marco, io ti ringrazio, grazie mille per l'opportunità che ci hai dato. Di nulla, assolutamente, è stato ciao. Un piacere. Ciao, ciao. Ok, questo è il risultato di questo obiettivo 150-500 sigma. Con quel sole là in mezzo. E c'è il tramonto esattamente dietro City Life. Eccolo qua, tac. Viene meglio con l'iPhone. Altro che mare, spiaggia. Sì, sì, sì. Ma...